Blocco dei licenziamenti e ripresa economica, ne ha parlato il governatore della Banca d'Italia Visco al Festival dell'Economia di Trento. Presenti anche i ministri Giorgetti e Colao. Giampiero Scarpati. In uno stato di crisi come questo non c'è niente da fare, bisogna dare sostegno a coloro che sono in difficoltà e coloro sono imprese e lavoratori. Che siano autonomi o che siano precari. Il governatore della Banca d'Italia, Visco, parla della delicata fase post-emergenza. La ripresa sarà complicata, serve uno Stato responsabile, dice al Festival dell'Economia di Trento. Occorrono ammortizzatori sociali evoluti. Molte imprese dovranno chiudere, sottolinea il governatore della Banca d'Italia, molte altre dovranno porsi sul mercato e poi crescere e lo Stato dovrà guidare le ristrutturazioni e dialogare con imprese e lavoratori. Per il ministro Giorgetti la ripresa economica sarà più veloce del previsto, ma non sarà uguale per tutti. Il blocco dei licenziamenti, sottolinea, deve essere selettivo. Questo discorso del blocco dei licenziamenti e delle tutele, a mio giudizio, dovrebbe essere declinato più utilmente con valutazione di settore. Per la ripresa, dice il ministro dell'innovazione, Colao, sarà decisiva la transizione digitale, a cominciare da quella della pubblica amministrazione, ma va affrontato subito il problema della sicurezza. Noi abbiamo 95%, 93% dei server della pubblica amministrazione italiana non in condizione di sicurezza. Per fine giugno, aggiunge, aspettiamo le proposte delle imprese. Mentre moriva, ha perdonato le sue assassine a Chiavenna.